sera l'argomento sono gli anfibi rettili, ce ne parlerà Andrea Boscherini qui al mio fianco. Io volevo ricordare che queste serate sono organizzate da ARIF in collaborazione con il Museo Ornitologico Foschi, l'associazione Canis Lupus Italia e il gruppo Trekking Forlì. Oltretutto il Comune ha dato il patrocinio a queste serate, quindi anche l'utilizzo della sala cui ci troviamo. Vorrei velocemente ricordare anche le prossime due serate, che sono martedì prossimo, 17 febbraio, si parlerà di avifauna dell'Appennino Romagnolo, se ne parleranno anche Paolo Ceccarelli e Stefano Gellini, e l'ultima serata, martedì 24, si parlerà del lupo nell'Appennino Romagnolo, ce ne parlerà Luciano Cicognani e Franca Monti. Adesso io lascerei subito la parola ad Andrea per introdurre la serata di questa. Buonasera a tutti, mi presento velocemente. Allora, io appunto ho collaborato, diciamo, ho iniziato la mia esperienza a livello naturalistico scientifico come collaboratore al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e in realtà ho iniziato studiando il lupo e gli ungulati, anzi per 4 anni appunto ho collaborato per un progetto, il Life Wolfnet, sulle catture e monitoraggio di lupo e su catture di ungulati per la riproduzione in altri parchi nazionali e per il controllo selettivo per quanto riguarda i cinghiali. Diciamo che gli anfibi rettili è stata più una passione che mi è nata in quegli anni, dove insieme a un gruppo di ragazzi di un forum famoso che si chiama Natura Mediterranea abbiamo cominciato a organizzare delle varie escursioni per il territorio del parco nazionale, con il quale appunto, essendo un collaboratore, abbiamo iniziato a creare delle attività che poi si sono trasformate in volontariati effettivi veri e propri, dove abbiamo fatto attività concrete sul territorio di tutela, salvaguardia appunto di anfibi e di rettili. E quindi questa sera naturalmente volevo mostrarvi in parte alcune di queste attività qui. Partirò, diciamo, da una carrellata base di anfibi e rettili, quindi sicuramente i più esperti, con coloro che conoscono bene il settore, forse se ne erano un po', però diciamo per non quelli che non sono del settore, spiegherò un pochino diciamo un po' la biologia, comunque quali sono le specie presenti nel territorio romagnolo di anfibi e rettili, poi andrò più nel concreto, diciamo, le cose che secondo me sono più interessanti e importanti, ovvero le minacce e i pericoli che ci sono per queste appunto specie di anfibi e rettili e poi i metodi di conservazione, di tutela e le prospettive, diciamo, che ci sono nella speranza che queste due classi possano in un futuro appunto riprendersi. E soprattutto gli anfibi. Bene, vado qua, visto che... Allora. Bene. Allora, quindi la prima parte, come ho detto, sarà una carrellata un po' delle specie. Per fare un'introduzione generale, diciamo che se la genetica mi è d'aiuto, nel senso che purtroppo ultimamente, o meglio, non purtroppo, grazie alla genetica ci sono tantissime specie, soprattutto per quanto riguarda ad esempio le rane verdi, che costantemente vengono riaggiornate, e diciamo che attualmente, se i dati sono corretti, in Italia ci dovrebbero essere 45 specie di anfibi e 53 specie di rettili. Di questi, nel territorio dell'Emilia Romagna, appunto, ne abbiamo 19 specie di anfibi e 18 di rettili. Se andiamo a parlare in modo campanilistico dei nostri anfibi rettili romagnoli, vediamo che abbiamo 18 specie di anfibi e 15 specie di rettili. Questa è una carrellata veloce appunto di tutte le specie presenti, che andrò appunto a elencarvi una ad una. Quelle in rosso sono le specie che sono considerate allottone, che derivano, non sono italiane, sono state introdotte, comunque italiane ma non appartenenti a questo territorio, alla Romagna. Allora, quindi gli anfibi, una cosa generale, proprio partiamo dal generale, sono divisi nell'ordine di anuri, ovvero in parole povere quelli che non hanno, diciamo, senza coda, gli urolodelli, quelli che possiedono appunto la coda. Andiamo a vedere gli ordini degli anuri appunto presenti in Romagna. Cominciamo dalla famiglia dei ranidi, appunto, dove abbiamo le rane rosse e le rane verdi. Le rane rosse ne abbiamo 4 specie: la rana agile, la rana appenninica, la rana di Lattastra, la rana montana. Le rane verdi invece abbiamo la rana verde minore e la rana verde maggiore, la rana toro, che queste ultime due sono appunto specie aliene che sono state introdotte per motivi alimentari. La rana verde maggiore, che deriva dal centro-nord Europa, invece la rana toro, che deriva dall'America.
andiamo a vederle appunto le nostre. La rana dalmatina, beh, allora la rana dalmatina innanzitutto cosa possiamo dire? È una rana ubiquitaria, nel senso che probabilmente fra tutte le rane rosse in assoluto è quella che si trova ovunque, si trova infatti dalle zone dei planiziali, si può trovare benissimo vicino al mare, sino appunto anche fino ai 1800 metri in alta quota. Adesso chi conosce le zone delle foreste casentinesi si può trovare anche Montefalco e Falterona, appunto fino giù, come abbiamo detto, fino anche in riva al mare. E quali sono le caratteristiche che differenziano appunto la rana dalmatina dalle altre specie? Quelle più semplici, diciamo, che sono riscontrabili all'occhio anche dei non esperti, diciamo il baffo bianco lungo, ovvero baffo fra virgolette, per usare appunto termini semplici, il baffo sarebbe la striscia, diciamo, che si trova sopra il labbro, che come vedete va praticamente dall'apice del muso fino all'inizio della bocca, questa striscia bianca che è continua, e la cosa più caratteristica, diciamo, ancora è la gola del tutto bianca, mentre le altre specie, come vedremo, ce l'hanno diversa, ce l'hanno macchiata, puntinata. Invece appunto la dalmatina è l'unica che ce l'ha completamente biancastra. Quali sono i suoi habitat? Abbiamo detto appunto habitat ubiquitari, però lei appunto depone normalmente in stagno, comunque in laghe, zone simili, e ha una caratteristica fondamentale, un altro modo discriminatorio per riconoscerla è quella, perché la rana dalmatina le depone intorno praticamente a un bastoncino, cioè mentre le altre rane le depongono in maniera, diciamo, più disordinata, lei le costruisce le sue vature attorno a un bastoncino. Quindi questa è una delle caratteristiche anche salienti per riconoscere la specie se non abbiamo l'adulto. Il girino, che si presenta in questo modo, diciamo questo colore scuro, comunque con picchiolature dorate, e il metamorfosato, che praticamente, ovvero c'è il piccolo praticamente che ha lasciato, diciamo, appunto, in tutto, e è praticamente un soja, in questo caso dell'adulto. In questo caso, diciamo, il baffo bianco è poco visibile, ancora non è del tutto completo, ma mano a mano nel tempo si andrà appunto a completare. E le dimensioni sono, cioè questi come un po' tutti i metamorfosati delle rane, delle rane rosse, diciamo che di circa un centimetro e mezzo, per farci capire quando escono. La distribuzione, qui mi si rifaccio appunto alla carta degli anfibi rettili di Mazzotti, Caramori e Barbieri, e vediamo che la rana dalmatina comunque nelle tre province in Romagna è presente ovunque, e appunto come avevo detto prima si trova dalla montagna fino al mare, quindi in assoluto la specie più ubiquitaria. Mi fermo un attimo che ho un caldo bestiale, mi tolgo. Ok, passiamo alla seconda delle rane rosse, la rana appenninica o rana italica, appunto il latino rana italica. E vediamo qual è la caratteristica della rana italica. Anche in questo caso, se facciamo un confronto con le stesse caratteristiche di prima, la rana italica cosa ha? Il baffo, come abbiamo detto prima, più corto, ovvero che non raggiunge l'apice del muso ma si ferma all'incirca metà dell'occhio, e possiede una gola appunto picchiettata con queste macchie bianche e con una striscia bianca centrale. Il suo habitat è strettamente legato ai ruscelli, infatti è una rana che si trova normalmente in colline e montagna, e ama soprattutto appunto i ruscelli con l'acqua corrente, non si trova normalmente nelle zone con acqua stagnante, e depone le uova sotto i sassi, almeno io le ho trovate in queste condizioni. E questo qui è il girino, che rispetto a quello precedente è appunto un colore marroncino grigiastro senza puntinature, e il metamorfosato, che è anch'esso simile come formazione naturalmente a quello di rana dalmatina, però anche lui, diciamo, sempre un centimetro e mezzo più o meno da metamorfosato. E una caratteristica, però qui una cosa che dico io in base alle mie osservazioni, non prendetela come scientifica al 100%, io ho visto spesso i metamorfosati rani italica con un colore a volte anche rossiccio acceso, una cosa particolare che rispetto alle altre specie l'ho notato in più, però ecco, non prendetela comunque come una cosa con le pinze, insomma.
E Ranitalica, come dicevo prima, invece è più legata all'ambiente appunto boreale montano, come si vede, è distribuita in tutta la nostra provincia, mentre a quanto pare assente nella zona del Riminese, nel Ravennate si trova solamente nelle zone montane. La rana di Latast, ora appunto la rana Latastei, questa qui in assoluto è diciamo la rana rossa più importante che abbiamo, è una rana appunto che di habitat planiziale e si differenzia rispetto alle precedenti diciamo per questa T particolare che ha nella gola, cioè come la si trova anche lei esclusivamente in pianura, quindi in zone anche in stagni, comunque in zone anche vicino al mare, quindi non si trova negli uscelli come rana italica, e quindi diciamo è molto più simile alla rana dalmatina. Però la differenza è che mentre la rana dalmatina ha la gola tutta bianca, nella rana appunto di Latast abbiamo questa gola più scura con questa striscia bianca che fa questa specie di T se uniamo appunto la striscia con quella delle zampe anteriori. E come prima, come rana italica al baffo bianco corto, ma appunto abbiamo detto che però frequentano ambienti completamente diversi, quindi da questo punto di vista qui non c'è problema di confonderle. E le zone, come ho detto, sono zone di pianura, stagni o anche vicino al mare. Qual è però la sua distribuzione? La distribuzione è limitatissima, infatti almeno attualmente era segnalata fino a qualche anno fa esclusivamente nel Ravennate, a nord del Ravennate, e è una specie che è considerata vulnerabile in realtà appunto dalle riviste della UCN. Voi direte perché non è considerata magari criticamente in pericolo di estinzione, perché è naturalmente la UCN fa delle liste a livello europeo e non le fa a livello regionale, quindi dove da noi questa rana è particolarmente rara, in altre parti naturalmente d'Europa, invece scusate, d'Italia è più comune, comunque rientra lo stesso nella categoria del minacciato, del vulnerabile. E andiamo a descrivere l'ultima rana rossa, che è la rana montana o la rana temporaria. Come dice il nome, questa è la rana appunto che si trova nella fascia montana, è una rana diciamo più massiccia rispetto alle precedenti, quella anche più grossa delle altre. E che caratteristiche ha che la contraddistinguono? Diciamo che normalmente tende ad avere la zona nasale più arrotondata, ad esempio il confronto invece la rana italica che ce l'ha molto più appuntita, anche la dalmatina. Anche lei ha il baffo bianco corto che si ferma sotto all'occhio, mentre però la gola l'ha completamente coperta di piccolature senza nessuna striatura. E questa è una foto che ho preso da internet. Una cosa caratteristica delle rane temporarie, che sono le prime nelle nostre zone in montagna ad andare a deporre, a volte addirittura si trovano quindi a deporre sulla neve e si riuniscono in quantità industriali. Questa è una foto in realtà che è stata scattata nelle Alpi, non è nelle nostre zone, ma la specie è la stessa, e c'è questa, appunto, questa cosa incredibile dove in pochissimo tempo gli stagni vengono riempiti di rane e di uova, che appunto, detto, a volte addirittura ci sono foto in cui le uova vengono fatte direttamente sul ghiaccio senza neanche aspettare che il ghiaccio si sciolga. E questa è una foto fatta nelle foreste casentinesi. Perché anche rana temporaria? Beh, perché, come dice anche oltre, rana montana perché sta in montagna, ma l'altro nome, rana temporaria, sta a indicare che le uova vengono fatte in delle pozze che sono pozze appunto temporanee. Come si vede in questo caso sono pozze magari dovute a forti alluvioni che nel giro di pochi giorni o comunque qualche mese verranno a estinguersi, quindi queste rane per evitare la competizione con altre specie vanno a deporre in massa appunto, come vedete in questa foto, proprio in questo tipo di pozze qui. E il girino ha questa conformazione più simile appunto a quello di dalmatina che rispetto a quello di sicuramente di italica. E il metamorfosato, come tutti gli altri, si presenta praticamente un adulto in miniatura. Ora per fare, ok, prima la distribuzione, come dicevo prima, si trova esclusivamente nelle nostre province, quella di Forlì Cesena, nelle zone appunto montane, dove però è comunissima, cioè se comunque da noi andate a camminare nei boschi è quasi impossibile, almeno dico io, vedermi, cioè è la rana che si incontra più facilmente, secondo il mio punto di vista, insieme alla rana italica.
E ricapitolando, nel caso, perché altrimenti si è fatta magari un troppo confusione, per una cosa veloce di tutte e quattro, quali sono le differenze base? Quindi abbiamo detto la dalmatina, baffo bianco lungo, che appunto dalla pinna nasale fino alla bocca, la gola tutta bianca, ubiquità si trova ovunque. La rana italica, il baffo bianco corto, la gola picchiata con la striscia bianca verticale e sta esclusivamente nei ruscelli. La rana di Latast, anch'essa come anche la temporaria, il baffo bianco corto, la gola picchiettata, però la rana di Latast sta esclusivamente in pianura e ha, e poi non sbaglia da noi, si trova purtroppo in pochissimi siti, e ha questa gola appunto con questa attimesi. La rana temporaria ha la gola tutta picchiettata senza alcun tipo di disegno particolare. Passiamo alle rane verdi. Come dicevo prima, sulle rane verdi c'è un'enorme disquisizione in Italia, tanto che ci dovrebbero essere, se non sbaglio, 7 specie. Di queste 7 specie però costantemente c'è un riaggiornamento genetico. Infatti se si vanno a prendere i libri delle varie atlanti di distribuzione, fatti anche ogni 2-3 anni, il nome cambia continuamente. Diciamo che quella che attualmente è la rana verde autoctona delle nostre parti è la rana appunto verde minore, e anche essa è ubiquitaria, si trova ovunque. Queste sono foto che ho scattato dalle mie parti, però si trova appunto sia in pianura negli stagni che in montagna nei ruscelli. Anche lei non teme pochi competitori, o meglio, si trova appunto ovunque, quindi depone, come detto, in qualsiasi zona. In questo caso la zona prescelta è stata la zona laterale del fiume. Vedete le uova che ingrandite. E il girino è abbastanza grosso, cioè è grigio. Cioè, diciamo che rispetto alle altre, appunto nei fiumi, si nota bene. Spesso si trova, ad esempio, come vedremo dopo, insieme ai girini di rospo comune, però la differenza è che questi girini sono molto più grossi e sono comunque di questo grigio uniforme. E l'adulto, il metamorfosato, stesso discorso, una piccola rana verde in miniatura, in questo caso ancora che deve perdere la coda. E quello che dicevo prima, qual è in Italia, nelle nostre zone, abbiamo purtroppo il problema appunto di queste specie aliene, ovvero di queste specie che sono state importate per motivi principalmente alimentari, in questo caso Felophila cervidibundus, dal nord Europa, è stata importata e purtroppo liberata o comunque scappata in maniera volontaria in Italia. Come vedete, la differenza base, diciamo, per distinguerle, siccome non è facile riconoscere le rane verdi ad occhio nudo il modo più facile è riconoscere il sacco vocale. In questo caso i maschi, appunto, nel momento del canto, la rana verde minore, la nostra, ha un sacco vocale di colore bianco, invece la rana verde maggiore ha un sacco vocale di colore grigio. Naturalmente ci sono poi anche differenze per i più esperti, oltre alla genetica, legate anche al canto, ma insomma qui entriamo in un ambito un po' particolare, perché come dicevo le rane verdi in assoluto sono l'ambito più discusso. E come vedete si trova presente ovunque. Adesso io ho brutalmente oscurato il nord delle mie Romagne, però sarebbe diffusa in tutto il territorio, anche su nel territorio di Piacenza, di Reggio, insomma si trova ovunque, che dalle nostre parti è diffusissima. E andiamo poi a parlare degli altri anuri che sono presenti nel nostro territorio, divisi appunto in famiglie di buffonidi, degli idi, i bombinatoridi e i pelobatidi. La raganella, appunto, in intermedia, e forse molti di voi la conoscono perché non gli avrà fatto dormire qualche notte. Queste qui infatti sono in assoluto, se non sbaglio, sono gli anfibi che producono i decibel più elevati in Italia, e quando è il periodo riproduttivo, la notte, gracidano costantemente ed è difficile veramente addormentarsi, in questo caso un maschio in canto. E una cosa meravigliosa delle raganelle è che sono probabilmente gli anfibi che hanno la maggiore diversità cromatica in assoluto. Queste sono foto che ho scattato io nello stesso stagno, e c'erano raganelle che andavano dal verde classico, diciamo, l'individuo a destra, all'individuo azzurrognolo verdastro a sinistra e quello grigio. Poi ce n'era anche l'individuo marrone, che adesso non ho messo la foto, però insomma massima variabilità. Le raganelle, come si vede, possiedono queste dita che le rendono capaci di scalare appunto tantissime superfici, tanto che spesso si trovano anche appunto sugli alberi, nei pressi appunto degli stagni, è facile ritrovarle anche nei pressi degli alberi. E
Le uova vengono deposte anche in questo caso in stagni o anche in zone alluvionate. Diverse volte è capitato con dei miei amici, sempre appunto dicevo del Forum Natura Mediterraneo, nei vari interventi che abbiamo fatto, di comunque ci è capitato di vedere diverse zone nel ravennate completamente alluvionate, queste pozze che duravano 2 o 3 giorni riempite di queste uova che naturalmente erano tutte destinate a scomparire. In questo caso poi ognuno sta, ci sono due metodi diversi di visioni, chi dice lasciamole stare perché la selezione naturale vuole che queste specie, che queste uova che vengano spariscano, e io per le specie comuni concordo con questa visione, chi invece tenderebbe a spostarle e metterle diciamo in altre zone. Noi in questo caso le abbiamo lasciate stare, anche perché ripeto, la raganella diciamo che sicuramente non è almeno così in pericolo. E il girino, che è molto caratteristico, questo colore come l'adulto grigio, dorato e verde brillante, è una caratteristica perché ha gli occhi che sono l'uno l'opposto dell'altro, cioè rispetto a tutti gli altri girini hanno proprio gli occhi che si trovano l'opposto della testa. E l'ambiente, che in questo caso stagni, zone comunque paludose, anche una volta, anche qui se però bisogna fidarsi, diciamo, almeno quanto pare dei nonni, mio nonno diceva che si sentivano anche lungo i ruscelli in alta montagna. Io non l'ho mai trovate, ci sono segnalazioni di 20-30 anni fa di questi siti comunque sui 500-600 metri vicino ai ruscelli, e qui sta nel scegliere se fidarsi o meno. Comunque normalmente, attualmente, le zone che abitano sono appunto le zone di pianura, comunque o stagno o lungo i corsi, i canali di irrigazione. La distribuzione, come dicevo, è con l'ultimo, il sito proprio segnalato dove sto io, vicino al Bagno di Romagna, quindi nella zona montana, era l'unico infatti zona segnalata, tutto il resto invece sono segnalate zone appunto planiziali. Il rospo comune in assoluto è appunto l'anfibio diciamo più grosso che abbiamo in Romagna, e le femmine grandi, beh, che penso abbiate visto un po' tutti, raggiungono quando si gonfiano, appunto se vengono attaccate o sentono in pericolo, possono, non dico riempire un bel piatto con un piatto di pasta, ma ci andiamo vicino. E il rospo comune, appunto, sì, da noi molto comune, purtroppo in altre parti d'Italia invece a quanto pare sta scomparendo, soprattutto per gli investimenti. In questo periodo no, da noi no, in altre zone già in acqua a deporre, comunque come si vede è caratteristica, penso che tutti più o meno abbiate visto due rospi in accoppiamento, almeno da noi nelle mie zone l'accoppiamento di solito inizia verso fine marzo, inizio aprile, dove i primi ad andare in acqua sono i maschi, che con il loro richiamo attirano le femmine e iniziano queste corse incredibili appunto verso dei maschi per accaparrarsi la femmina. In questo caso la femmina è già in deposizione e, come si vede, purtroppo è una cosa che capita molto spesso, la foga dei maschi è talmente tanta che le prime femmine che arrivano in acqua sono assalite dal maggior numero di maschi e finisce che purtroppo restano annegate. E, cioè la foga dei maschi è tale che non, naturalmente non sono animali, fra virgolette, intelligenti, quindi l'istinto va sopra ogni altra cosa e quindi purtroppo le prime femmine ad arrivare in acqua spesso fanno questa brutta fine. Capita spesso anche che i maschi stessi fra loro la foga del momento sbagliano e provino a prendersi, poi naturalmente si lasciano, però diciamo è una cosa che capita, è molto comune. E deposizioni, anche loro si trovano lungo canali, in laghi e i ruscelli anche d'alta montagna, quindi anche loro non hanno specifiche, diciamo non si adattano abbastanza bene, sono tipici i loro cordoni appunto lunghi anche metri e metri che fanno migliaia e migliaia di uova. I girini, e questa è la cosa paradossale, il rospo comune è l'anfibio più raro, più grosso che abbiamo in Romagna, eppure i suoi girini sono in assoluto i più piccoli di tutti. Cioè, infatti, i metamorfosati di rospo comune, quando escono dall'acqua, sono i più piccoli rispetto a quelli delle altre specie. E i girini, che sono i più facili da distinguere, perché sono completamente neri, si fa fatica anche a vedere gli occhi. E il metamorfosato, in questo caso è un
piccolo, un giovane di 2 anni, dell'anno successivo, però diciamo che comunque è un rospetto, anche lui un adulto, in miniatura. E i rosp, una cosa molto particolare, che la gente purtroppo appunto si diverte spesso a fare le stragi lungo le strade, bisogna pensare che questi animali possono addirittura arrivare a vivere anche fino ai 30 anni, quindi insomma bisognerebbe avere un po' più di attenzione verso questa specie, ma in generale verso tutte. Comunque la distribuzione, come dicevo prima, in Emilia Romagna è praticamente presente ovunque, in Romagna si trova praticamente dappertutto e infatti non è considerato a rischio. E il suo cuginetto più piccolino, rosso smeraldino, il nome si capisce il perché, al contrario del precedente che è appunto tutto marrone e scuro, il rosso smeraldino ha questa, diciamo è biancastro, bianco crema, con queste chiazze colore smeraldo, che sono più chiare tendenzialmente del maschio e più scure della femmina. In questo caso un maschio incanto, le uova, anche in questo caso che sono ingrandite, e diciamo c'è differenza se si osservano bene appunto i cordoni di rospo comune e rospo smeraldino, si vede che gli uni hanno una fila sola di uova, questi altri invece hanno le uova accoppiate di due in due. E, i girini sono anche loro abbastanza scuri, però sono diversi, adesso questa foto magari non rende troppo giustizia, però diciamo che sono comunque tendenzialmente più scuri rispetto agli altri delle altre rane, ma meno neri rispetto a quelle del rospo comune. E, il metamorfosato, anche lui come tutti gli altri è un piccolo smeraldino in miniatura, e il canto dello smeraldino, per chi l'avesse mai sentito, è una specie di fischio, adesso c'è un mio amico che qualcuno conosce che sarebbe in grado benissimo di imitarlo, ma è un fischio prolungato che si sente spesso la notte, e mentre il rospo comune è un più una, diciamo appunto un suono così, invece il rosso smeraldino tende a fare questo fischio prolungato che probabilmente qualcuno di voi avrà sentito. E dov'è che depongono? Spesso depongono appunto in zone anche loro planiziali, la differenza sta che il rosso smeraldino si trova quasi esclusivamente in pianura rispetto al rospo comune che invece si trova diffuso un po' ovunque, e depone in delle pozze dove normalmente c'è poca o quasi nulla vegetazione. E come dicevo prima, la distribuzione comunque da noi è abbastanza comune, nella nostra provincia appunto si vede esclusivamente nelle zone di pianura. E andiamo all'ullulone dal ventre giallo. Questo qui è considerato da tanti uno dei più, se non il più simpatico anfibio che c'è in Italia, il nome dice tutto, penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro, e un colore che comunque è anche di avvertimento, perché questo piccolo anfibio, perché non supera i 4-5 cm le femmine più grosse, e ha appunto questa colorazione gialla che sta a indicare la sua velenosità. È velenoso naturalmente all'ingestione, ma anche al tatto, cioè se noi lo strofiniamo dopo un qualche secondo, se veramente lo disturbiamo abbastanza, rilascia una sostanza tossica dall'odore, diciamo, che può ricordare l'aglio, che se viene a contatto con le nostre mucose può per diversi giorni, insomma, causare dei fastidi notevoli. E cosa dire dell'ululone? È un anfibio molto atipico, nel senso che lui predilige le zone eliofile, cioè mentre gli altri anfibi tendono, eccetto magari lo smeraldino o raganella, però tendono appunto, diciamo gli anfibi montani tendono a evitare il sole, invece il rospo, l'ululone adora il sole, tanto che depone le proprie uova in delle pozze alte anche solo un centimetro completamente assolate. Questo perché lo fa? Per evitare la competizione con le altre specie. In questo modo addirittura i girini possiedono, diciamo, la capacità di percepire quando, in base alla concentrazione di sali e altri fattori, quando l'acqua sta per evaporare, e velocizzano la metamorfosi. In questo modo riescono quindi a vivere in habitat dove le altre specie non vivono. Normalmente si trovano quindi non lungo il ruscello, ma ai bordi, anche se in realtà anche qui tutto è fatto per essere smentito. Se si va nella maggior parte d'Italia, sud Italia soprattutto, appunto si trova in abbeveratoi, in fontanili, ma anche da noi comunque si trova in zone, diciamo, assolate. Ci sono alcune zone invece dove si trova nel ruscello insieme alla rana italica, al rospo comune, e quindi dice allora
cosa bisogna seguire, insomma, secondo me alla fine noi tendiamo sempre a diciamo chiudere gli animali dentro delle pareti un po' troppo fisse, quando in realtà secondo me in base alla situazione molti animali riescono anche ad adeguarsi, e lui secondo me ne è un esempio, perché veramente l'ho trovato in delle situazioni completamente opposte a quelle che sono i suoi abiti ideali, cioè appunto all'ombra, in ruscelli con altre specie, quindi comunque è una specie che secondo me è un po' più, diciamo, come si dice, adattabile, perché si crede. In questa foto secondo me si vede anche in maniera incredibile la sua cioè il suo essere mimetico, come vedete praticamente la parte superiore del suo corpo è praticamente identica al resto della superficie della roccia. E cosa caratteristica, no, si vede anche in questa foto, ha una pupilla a cuoricino, che è una cosa anche simpatica, se si guarda bene alla pupilla nera che è appunto forma di cuore. E come dicevo prima, però, diciamo, se vogliamo stare alla normalità, ama deporre in queste zone isolate rispetto al ruscello, queste pozze isolate, in questo caso è una pozza che si trovava al lato del ruscello e che appunto al quale non arrivava più l'acqua. E depone praticamente anche in modo molto particolare, ovvero fa delle piccole uova che vengono deposte anche in maniera sparsa durante tutta la primavera, anche l'estate. Cioè, fa poche uova ma più volte durante la stagione riproduttiva. Fa un è il suo verso appunto dal quale deriva il suo nome. Questo è il girino, che è un girino paffutissimo dal colore, diciamo, appunto dorato anch'esso, con questi riflessi dorati, e i metamorfosati, che come vedete sono anch'essi piccoli lulloni in miniatura. E una cosa caratteristica che si può dire questa specie, come si può fare per esempio con le salamandre pezzate, si possono riconoscere gli individui proprio guardando nella pancia. Cioè, se noi ogni anno torniamo a controllare gli individui in un determinato sito, se lo rigiriamo e contiamo e analizziamo, diciamo, i puntini della pancia, è un metodo per poter riconoscere appunto i vari individui nel corso del tempo. E un'altra cosa caratteristica è l'anchor reflex, ovvero il riflesso lullone. Questa specie, quando si sente minacciata, assume questa cosa caratteristica, dove appunto praticamente mette in risalto quelli che sono i suoi colori d'avvertimento, cioè praticamente dice: occhio, sono velenoso, non mi mangiate. E diciamo che normalmente sono pochissimi, cioè gli adulti non hanno praticamente non hanno predatori, anche perché insomma mangiarne uno causa gravi conseguenze. Invece i piccoli possono invece essere già mangiati, ad esempio anche le trote, purtroppo qualche piccolo di rullone, anche perché la trota qualsiasi cosa cade in acqua se la mangia, quindi diciamo che appunto i piccoli sono più soggetti al rischio di predazione. E di tutte le specie di anfibi è quello che la UCN considera appunto più a rischio in Italia, che appunto viene considerato appunto endangered, cioè ovvero praticamente che, se non, per dirlo in parole povere, se non sbaglio 10 anni non avverranno delle modifiche per salvaguardare il suo habitat, la sua specie, ci potrebbe rischiare l'estinzione. E da noi è abbastanza diffuso nelle zone montane, o meglio, ci sono appunto determinati, come farò vedere poi anche diversi esempi, questa specie dove è presente si trova, magari però in piccoli nuclei, cioè mentre una volta era facile trovarne anche 40-50 individui, soprattutto come nel sud Italia, se si va in Basilicata o in Calabria si trovano popolazioni anche di 100-120 individui, da noi è difficile trovare popolazioni che superino i 20-30 individui, però dove c'è l'habitat si trova ovunque, cioè dalle nostre zone montane, dalla nostra provincia, almeno nel mio comune di Maggio di Romagna, è abbastanza se si conosce bene l'ambiente è abbastanza facile trovarlo. E un piccolo accenno, che poi lo rifarò anche dopo, riguardo appunto per le minacce, questa specie appunto è stata soggetta agli studi per quanto riguarda il pericolo del chitridio. Non so se lo conoscete tutti, ma appunto questo fungo, questa malattia causata dal fungo Batrachochytridium dendrobatidis, che è questo fungo che
praticamente esplose per la prima volta in Australia, se non ricordo male, e poi si espanse anche in Europa e in Nord America, e ha causato l'estinzione di tante specie di anfibi, o comunque ha ridotto un sacco gli areali o il numero, perché questo fungo attacca direttamente la cheratina e la pelle degli anfibi, e praticamente l'anfibio quindi muore in breve tempo, ed è un fungo che purtroppo si attacca molto facilmente. È un fungo che può essere trasportato anche ad esempio dagli uccelli che vanno, quegli migratori che vanno e si fermano in un'area per sostare, lo prendono, si spostano a successiva e rilasciano il fungo anche lì. Una cosa che avevo notato io appunto quando collaboravo con il parco, questi sono 6 siti nella parte romagnola del parco delle Foreste Casentinesi, nel quale appunto, come si vede, erano presenti un numero comunque abbastanza cospicuo di uliloni. Io ogni anno ho costantemente fatto 2 monitoraggi al mese, da aprile ad ottobre, quindi diciamo che li seguivo, e quello era il numero massimo di individui che riscontravo in ognuno di questi siti. Cosa è successo? Che questo era nel 2010. Nel 2014, 4 anni dopo, come vedete, il numero di individui è, in alcuni siti, è crollato in maniera drastica, addirittura in un sito, quello più numeroso, da 33 individui a 0. E questo subito nel 2011, e lo stesso è successo anche per il 2012, nel 2013 c'erano 2 individui giovani, e nel 2014 di nuovo 0. Ci sono tante ipotesi, magari anche legate semplicemente a delle fluttuazioni demografiche che magari noi non siamo neanche in grado di percepire, però c'è sempre la paura che la causa possa essere stato questo fungo, l'arrivo di questo fungo. Però qual è una cosa anche qui che un pochino fa pensare? Secondo studi recenti, infatti, e lo conferma, c'è uno studio del 2009 che dimostra che nel sito 4 di Bagno di Romagna, proprio quello vicino al mio paese, il chytridio era stato evidenziato dal 2009, eppure in questo sito addirittura il numero di uliloni è aumentato. Quindi anche qui sì, sono tante le domande da farsi, però diciamo ancora non è del tutto chiaro, perché è certo che comunque questo fungo ha causato non solo da noi ma anche e soprattutto in Emilia la scomparsa di tantissimi siti di ulloni e non solo. Però ecco, ripeto, le dinamiche sono difficili, non sono semplici. Arriviamo all'anfibio forse più importante che abbiamo, al dato più importante che abbiamo qui di anfibi in Emilia Romagna, in Romagna, cioè il pelobate fosco. Il pelobate fosco è un anfibio che è stato riscoperto qualche anno fa. Infatti l'immagine della sua distribuzione nell'Atlante degli anfibi dei rettili della Romagna non c'era, perché non erano riscontrate popolazioni. Si sapeva un tempo, probabilmente studiando la storia, che questo anfibio era presente nelle nostre zone, ma non c'erano mai stati dati certi per quanto riguarda almeno Ravennate o comunque la provincia di Forlì Cesena e Rimini. Cosa ha di caratteristica questo pelobate? Il pelobate, e appunto si trova, qui mi sono permesso di mettere una foto del ritrovamento che ho fatto con il mio caro amico Dani Miserocchi, che diciamo posso dire la provincia di Ravenna, e è stata una segnalazione importante che appunto poi Mazzotti, che appunto è un importante erpetologo, che è anche lui che gestisce un'importante struttura, e diciamo che segnala e che si collabora col Parco Delta del Po, gli abbiamo subito mandato la segnalazione. È stata una cosa importante perché era la conferma, diciamo, che l'abbiamo ritrovato in una zona dove era già stato segnalato. Non abbiamo fatto una scoperta eccezionale, ma comunque è stata una conferma, visto che comunque era qualche anno che non si ritrovava. E cosa ha di caratteristica questo pelobate? Possiede una cosiddetta vanga nella parte anteriore posteriore delle zampe, che gli permette praticamente di infossarsi. Infatti lui vive esclusivamente nelle zone di pianura, zone planiziali. Quelle ama le zone sabbiose, e lui pian piano, utilizzando questa vanga, riesce appunto a sotterrarsi e sparire alla vista dei predatori. Non lo fa in maniera fulminea, non vi immaginate come una talpa, ma comunque lo fa, ci mette mezzo minuto, mezzo minuto. Le uova, questa è per gentile concessione appunto di internet e dei miei amici che sono andati a vedere un sito conosciuto e recintato in Veneto, anche se vengono fatte appunto all'interno degli stagni, e diciamo la presenza del pelobate
oltre che dalle uova può essere ritrovata nel periodo riproduttivo, perché anch'esso emette sott'acqua un suono particolare che può essere registrato attraverso gli idrofoni, vengono appunto messi sott'acqua e si sente il richiamo. E i girini sono enormi, cioè rispetto alle altre specie sono veramente grandi, sono anche di 5-6 cm, riescono ad arrivare a questa dimensione. E la foto purtroppo, scusatemi, ma appunto non ho trovato foto in natura perché appunto è difficilissimo. Questa è una foto che è stata mandata appunto da mio amico Daniel Miserocchi, che ha dato su a Invento a Bosco Nordio, si chiama la struttura dove li allevano, ma dopo ne parlerò. E i metamorfosati, anche in questo caso, sì, pelobati in miniatura, in questo caso con tutte le varietà di coda più o meno lunga. E, ecco, questo per farvi vedere le dimensioni del girino, del metamorfosato, in questo caso misura 5 cm e mezzo. Praticamente esce che è già grande come l'adulto, mentre gli altri ci mettono degli anni a diventare le dimensioni dell'adulto, in questo caso invece esce già che ha delle dimensioni come l'adulto. E zone esclusivamente planiziali, ambienti di stagni e quant'altro. Anche lui purtroppo, come abbiamo detto, aveva avuto un sacco di problemi legati alla perdita di habitat, alla frammentazione di habitat, alle specie aliene e alla competizione. Questo mi sono permesso di metterlo io, ho allargato le maglie perché è un dato abbastanza sensibile, e della sua distribuzione, quindi per ora abbiamo dati solo del ravennate. Una cosa simpatica, se si guarda appunto la UCN lo considera rischio minimo, e voi chiedete ma come rischio minimo? Perché il pelobate fosco è diffuso in tutto il centro dell'Europa e la UCN, come ho detto, non fa mappe regionali ma fa mappe esclusivamente di distribuzione europee o comunque nazionali. In questo caso il pelobate è diffuso anche nella zona del nord Italia, sempre limitate, però è considerato appunto il rischio minimo perché è diffuso in tutta la parte centrale dell'Europa. Passiamo agli urodeli, appunto, quindi gli anfibi con la coda. E, mi raccomando, se ci sono domande e quant'altro, ditemi, fermatemi pure che non c'è nessun problema. E, passiamo appunto ai tritoni, un tritone particolare, il geotritone. In Italia, se non sbaglio, anche ce ne sono 7 specie, giusto? 7 specie. E da noi, in Emilia Romagna ce ne sono 2, da noi c'è questa specie, Speleomantis italicus, è un tritone particolare perché, diciamo, è svincolato dall'ambiente acquatico e vive in ambienti di grotta, che devono essere naturalmente comunque costantemente umide, e nelle quali appunto vive e si nutre di microinvertebrati. Come vedete gli occhi sono molto sviluppati perché gli servono per vedere completamente nell'oscurità, e spesso convive, questa appunto è una grotta che è delle mie zone, e convive spesso con il famoso appunto ragno di grotta, con il quale c'è anche una, fra virgolette, la chiamo simbiosi ma non è il termine giusto, però diciamo c'è gli adulti del ragno di grotta riescono a nutrirsi dei piccoli appunto di geotritone, e viceversa tutti i geotritoni si nutrono dei piccoli di ragno di grotta, quindi diciamo è una lotta continua fra le due specie. E dice del geotritone, cioè, diciamo, è poco conosciuta la riproduzione appunto perché vivendo in grotta non è facile da osservare, e la sua diffusione, come vediamo, è appunto in questo caso nella nostra provincia abbastanza diffuso, nelle zone montane. In questo caso secondo me c'è un deficit di dati dovuto per lo più appunto magari alla difficoltà a trovarlo, però dove è presente si trova abbastanza facilmente. Scusa Andrea, cosa indicano i pallini verdi? I pallini verdi sono le mie osservazioni, sì, scusami, non l'ho detto, cioè quelle blu erano le segnalazioni fatte appunto fino al, perché comunque l'Atlantide dei fibi dei rettili è datato del 94, se non sbaglio, 94-97, quindi quelle verdi diciamo sono state le mie aggiunte che mi sono permesso di fare, le osservazioni che ho fatto io. E andiamo ai tritoni, da noi abbiamo 3 specie di tritoni, quello più bello, però più appariscente per me è il tritone alpestre, il maschio in questo caso, è un tritone delle dimensioni appunto di 5-6 cm, il maschio come si vede ha questa meravigliosa livrea blu elettrica,
e una pancia completamente arancione senza macchie. E la femmina invece, al contrario del maschio, è molto più anonima, ha questo colore marroncino, verdastro scuro, è leggermente più grande, in questo caso sta nuotando e balcantando su delle uova di rana temporanea, delle quali ne va ghiottissima. E questo invece è la sua larva, e praticamente, come vedremo rispetto alle altre, si vede, diciamo, per gli esperti, la differenza si intravede negli arti, nelle branchie, anche la dimensione del capo. Comunque la larva è questa qua. E la sua diffusione, appunto, del tritone alpestre, anche in questo caso è diffuso nella nostra provincia esclusivamente, a quanto pare, e nella zona montana. E infatti non, al contrario, come vedremo, gli altri due tritoni, è esclusivamente legato agli habitat montani e si trova, come vedremo, un po' ovunque, in abbeveratoi, stagni e quant'altro. Il tritone crestato, in questo caso, è il tritone più grande di tutti, è un tritone che raggiunge una fera femmina, può superare anche 15 cm, quindi insomma dimensioni notevoli. Crestato, diciamo il nome italiano, tritone crestato, perché insomma è facile da capire. Durante il periodo riproduttivo il maschio assume questa spettacolare cresta dorsale che lo fa somigliare, insomma, a un piccolo drago. Nella coda inoltre vi è questa striscia bianca centrale e la pancia, al contrario di quella alpestre che era tutta arancione senza macchie, nel tritone crestato è gialla con delle macchie. Un altro particolare, scusate, troppo veloce. E la femmina, anche in questo caso, sempre su uova di rana temporanea, questa ne va mangiata abbastanza, è abbastanza grossa in questo caso, e la femmina colore anche come al solito più anonimi, e si vede bene questa vistosa linea dorsale di un colore leggermente più chiaro, che appunto segue tutta la schiena. E la larva è particolare perché, diciamo, se si guarda bene, è quella, diciamo, più esile di tutti, possiede infatti delle zampine minuscole, e anche le branchie sono relativamente filiformi. E non ho detto in italiano tritone appunto crestato, altrimenti detto tritone carnefice, perché questa specie in assoluto si nutre di tutti gli altri tritoni, delle altre quando sono naturalmente della dimensione giusta per essere mangiati, ma anche c'è un forte cannibalismo fra le stesse larve. Cioè, se voi lasciate in un acquario 5 larve di tritone crestato, alla fine rimane una bella grossa che si è mangiata agli altri. Quindi questo è il motivo del perché carnefice. La sua distribuzione è abbastanza comune pressoché ovunque, in tutta l'Emilia Romagna, non solo da noi. E il tritone punteggiato, questo invece è, ritorniamo alle dimensioni simili di quel tritone alpestre, anche lui molto caratteristico il maschio, punteggiato, anche qui c'è poco da spiegare, e il corpo viene completamente ricoperto da puntini, e caratteristica rispetto agli altri, particolare queste striature sul capo, ma soprattutto ha gli arti posteriori che sono palmati, cioè se si vede il maschio durante la stagione riproduttiva, quando appunto è in acqua, ha questi arti posteriori completamente palmati. E questa è la femmina, che rispetto alle altre femmine forse è un pochino più, diciamo, caratteristica, questa statura bianca dietro all'occhio, ma comunque rimane sempre, rispetto al maschio, rimangono sempre meno interessanti dal punto di vista esclusivamente estetico. Questo è un piccolo metamorfosato, che ha anche un'altra cosa caratteristica, di solito metamorfosato è un giovane, perché praticamente sono larve, non parliamo di girini, parliamo di larve. Questo giovane, appunto, tritone punteggiato, spesso assumono questa colorazione marroncino-rossastra. E la sua distribuzione è comune praticamente ovunque, in tutta Italia, molto comunissimo. E in generale il loro habitat, li ho riassunti in una slide solo, stagni quantomeno abbeveratoi, e fanno appunto queste uova che vengono delicatamente e accuratamente messe attorno appunto alle foglie delle piante acquatiche, dentro le quali si sviluppano poi le larve. Quindi, per ricapitolare velocemente, tritone alpestre, il maschio
colore blu elettrico, la pancia arancione, comunque anche maschio e femmina sempre la pancia arancione, il crestato al di là della cresta ha una pancia appunto gialla con le chiazze nere, e invece il punteggiato ha appunto questa, tutti questi puntini tutto il corpo e soprattutto le zampe palmate e le striature sul capo, orizzontali sul capo. E, andiamo avanti con gli urodeli, prima di passare poi ai rettili, la salamandrina dagli occhiali. Appunto in questo caso una delle, appunto, noi abbiamo la salamandrina perspicillata, abbiamo due sottospecie in Italia, la perspicillata e la tergitata, in base alla posizione praticamente geografica. L'una sta sulle Alpi, l'altra si trova invece sugli Appennini, a nord nel nord Italia e sulle Alpi, e l'altra invece si trova nel centro e nel sud Italia più o meno. E la salamandrina degli occhiali, il nome anche qui caratteristico, si vede, il termine occhiali deriva da questa striatura bianca che appunto si trova sopra gli occhi, che come sembra che questa specie appunto possieda questi, un paio di occhiali. E la salamandrina degli occhiali è caratteristica perché dove si trova appunto se ne trovano centinaia, e infatti se si va nella stagione giusta nei ruscelli dove questa specie va a deporre si possono osservare queste scene spettacolari di decine e decine di salamandrine tutte insieme che depongono le uova attaccate appunto ai rami e alle radici degli alberi cadute. E le zone sono ruscelli di montagna dove, come ho detto, vengono lasciate queste uova, e la larva è minuscola, è difficile da vedere a occhio nudo, è questo colore appunto trasparente picchiolato, queste minuscole picchiolature colore marroncino, e esce dall'acqua delle dimensioni di anche 2-3 cm, veramente piccola. Anche lei, diciamo, fa una sorta di anchor reflex come l'ululone, ovvero anche lei, se minacciata, solo che in questo caso è rarissimo vederlo, assume questa posa difensiva dove la coda viene appunto arrotolata sopra la testa, e per, anche in questo caso, per mettere in mostra i colori, come vedete questo rosso, colori di avvertimento. Anche lei è leggermente tossica, ma naturalmente solo in caso di ingestione, a noi non crea problemi. Una cosa particolare che ho documentato insieme a Michele Menegon, un ricercatore che adesso se ne sta in Africa a studiare gli anfibi rettili, è un evento abbastanza, risaputo, però abbastanza raro da vedere, ovvero praticamente l'accoppiamento dove il maschio fa un rituale, si mostra davanti alla femmina e rilascia appunto la spermateca a terra. Cioè, vedete, quella gocciolina è praticamente questa spermateca con gli spermatozoi che la femmina poi prende, va sopra e la ingloba. E a livello di distribuzione è distribuita appunto nelle nostre parti in abito montano collinare, e dove si trova, come vi ho detto, è abbondante. Basta trovare l'habitat idoneo e se ne trovano a centinaia. L'altra salamandra, la salamandra pezzata, che è la classica salamandra appunto che penso tutti conosciamo, di dimensioni ben superiori, arriva anche fino ai 18-20 cm, e questo bellissimo nero con questi colori gialli, il giallo variabile, la specie Giglioli, che è la specie appenninica, se si va dal nord al sud Italia il giallo tendenzialmente tende ad aumentare. E anche lei habitat montani, si trova in queste zone appunto per lo più montane dove depone i ruscelli e quant'altro, la larva che viene deposta direttamente, infatti non fanno uova ma depongono direttamente larve, e delle dimensioni anche di 3-4 cm, che tende col tempo ad assumere i colori e l'aspetto dell'adulto, e la sua distribuzione in questo caso legata all'ambiente montano. E, come dicevo prima, parlando prima con gli esperti del settore, uno dei motivi plausibili, come vedete, i siti rossi sono i siti che erano conosciuti, almeno per quanto i database del parco nel versante romagnolo, e i siti gialli erano quelli del versante toscano. Come mai questa differenza? Uno dei motivi, al di là dell'habitat, si pensava fosse dovuto alla introduzione delle trote. Le trote che purtroppo vengono introdotte in maniera illegale sino appunto in cima alle sorgenti, è un fenomeno che in Toscana purtroppo, nonostante la pesca sia l'introduzione bloccata da più anni, però
Questo caso, questi casi di emissione sono stati riscontrati più volte dai forestali e sono state trovate delle trote anche in zone dove appunto non dovevano per legge essere introdotte, quindi una delle cause probabili anche della differenza di distribuzione tra la Toscana e la Romagna è che c'è stato forse meno controllo a livello ittico e quindi le trote hanno purtroppo fatto man bassa dei siti dei giovani di salamandra che appunto delle larve che crescevano in acqua.